ci fu la finale vinta da Landa su Perez Roldan e due anni fa proprio Wilander su Heide. Dunque la terza volta consecutiva che un argentino si presenta ai nastri di partenza nella finale. E l'ottava presenza naturalmente di un tennista sudamericano. L'ultima vittoria di un argentino è quella di Clerc nel 1981 e l'ultima vittoria americana è quella di Arias nel 1983. È tutto pronto per questa finale che si gioca al meglio delle 5 partite. Alla distanza Mancini sembrerebbe favorito se riuscirà il tennista argentino a portare alle lunghe il match, dato il suo grande momento fisico, dato il suo grande carattere, il suo grande temperamento. Agassi, non solo per classifica ma anche per esperienza, forse è favorito. Il suo tennis è naturalmente più completo, naturalmente potrebbe anche fare la differenza il fatto che Agassi è più preparato, è più abituato a giocare match importanti nei confronti del tennista argentino, che alla sua terza finale del circuito del Grand Prix. Comunque al suo attivo il torneo di Monte Carlo con due scalpi eccellenti, vale a dire Wilander e Becker, due giocatori del top ten. Agassi è numero 5 del mondo, quindi l'avventura è davvero invitante e comincia questa finale con l'americano al servizio. Intanto ci è venuto a trovare Omar Camporese, con il quale parleremo naturalmente oltre della sua partita anche di questa finale in corso. Una finale, ripeto, al meglio dei 5-7. La prima domanda è proprio questa ad Omar: cambia completamente 2 su 3, 3 su 5. Alla lunga forse Mancini potrebbe dire la sua. Sulla carta Agassi è favorito, tu sei d'accordo? Sicuramente ti do ragione, Agassi è favorito, però il match è talmente lungo, 3 su 5, che fisicamente lo vedo molto bene Mancini, dunque sicuramente dirà la sua. 15-0. Mancini rovescia da fondo campo. È sempre partito molto lento Mancini nelle sue partite. Parleremo naturalmente del primo set con Omar Camporese, che lo vedeva in svantaggio per 5-2, poi ha infilato 5 game consecutivi e ha vinto al terzo set l'argentino, ieri il protagonista di una partita davvero poco esaltante, vinta contro lo spagnolo Arrese. Eccolo che è già entrato nel campo Agassi, ma è Mancini a piazzare il passante incrociato, a ottenere il primo 15 dell'incontro. Con Agassi, tra Agassi e Mancini non ci sono precedenti, è la prima volta che i due si incontrano in una partita ufficiale. Fa molto caldo, giornata ventosa. Agassi, doppia possibilità per tenere il servizio in apertura. Paglia rovescio Mancini e Agassi tiene il servizio 1-0 in suo favore. Appunto di quel 5-2 volevamo parlare con Camporese. Di te, il fatto di aver perso una grande occasione, non solo di quella partita ma di tutto il torneo,
Cosa ha lasciato? Amarezza, speranza, possibilità di rifarti? In fondo il torneo era alla tua portata, sebbene tu in classifica non sia all'altezza di questi giocatori, però attualmente stai giocando un tennis davvero molto molto bello. Ma sicuramente la sconfitta con Mancini mi ha lasciato amarezza per quel giorno, che visto che stavo conducendo per 5-2 mi sono lasciato andare così, diciamo. Mancini ha giocato bene, ha visto che ero in un momento che non riuscivo a giocare bene, ha saputo sfruttare l'occasione e mi ha infilato 5 game. Il secondo set ho cercato di reagire, ho fatto il possibile per rimettermi in partita e ovviamente il secondo set, diciamo, la partita è finita sul tre pari quando ho fatto con la volée lungo linea, lui è arrivato in corso, ho fatto un pallonetto sulla riga, praticamente la partita lì era finita, io non avevo più da dare. Forse è stato un po' di fortuna per Alberto, perché non avendo giocato il match contro Sanchez era molto più riposato. 1-0 Agassi al suo primo servizio, Alberto Mancini, numero 25 del mondo, tennista di grande fisico, giocatore incontrista da fondo campo, tutte le caratteristiche per poter tenere il confronto contro il numero 5 del mondo. Continua a sbagliare l'argentino. Vediamo comunque che Agassi è molto concentrato. Il problema principale per l'americano è proprio quello di tenere sempre alta la sua attenzione per il match. Lo abbiamo visto distrarsi e andare incontro a dei passaggi a vuoto davvero pericolosi nel corso delle precedenti partite, a dei momenti davvero di buio agonistico. Poi quando decide riparte con la sua solita verve tennistica, come in questo caso, piazza questo dritto ad uscire sulla linea laterale e conquista il secondo punto del secondo game dell'incontro. Attenzione 0-30, già Agassi tenta il primo scatto, fuori la risposta 15-30. Bel servizio, molto potente, ben piazzato di Mancini, che si riporta sul 30 pari. Mi sembra, Camporese, che proprio nel servizio Mancini abbia dato al suo tennis maggiore consistenza, visto che tecnicamente qualcosa ha perso durante questo torneo. Si è retto con il fisico e tecnicamente solo grazie al servizio. Sì, soprattutto nella mia partita Mancini ha servito stupendamente, infatti si è visto indietro di due break nel primo set e poi dopo, servendo bene, è riuscito a agguantarmi e a vincere. Siamo 40-30, tre punti consecutivi dell'argentino. Non è molto d'accordo Agassi, che però va a cancellare con il piede il segno lasciato dalla palla, e questo significa che la palla è buona. Manca una palla. È un giocatore molto corretto, mi sembra, questo Agassi, è sempre disponibile nei confronti dell'avversario. Siamo dunque 1-1. Gioca questo rovescio molto lontano dalla linea di fondo, del resto i colpi carichi in top spin di Agassi devono essere controllati abbastanza distanti dalla rete. Ecco, Camporese, questo tipo di gioco dell'americano è proprio difficile da controbattere, devi
colpire la palla mentre sale, non quando sceglie. Sì, sicuramente, anche perché gioca, come vedi, due metri dentro il campo, dunque è difficile tenerlo lontano, perché c'è un gioco talmente aggressivo che è difficile, sai, giocare molto lungo. Siamo 30-0 nel terzo game dell'incontro. Agassi con questo modo di servire non alza molto la palla, è un servizio abbastanza automatico, slice. Con la sua nuova racchetta forse deve modificare anche il tipo di gioco, ha avuto dei problemi che sembrano ora superati con il suo nuovo attrezzo. Sbaglia ora questo rovescio a due mani. Un servizio che è difficile da controbattere perché la palla dopo rimbalzo schizza. Ecco, vediamo con Caporese di commentare il servizio dell'americano. Sì, sicuramente c'ha un servizio molto liftato, come vedi piega tantissimo con la schiena. Quando la palla batte per terra schizza. Schizza molto, però diciamo che potrebbe servire meglio, magari potrebbe cercare di fare qualche punto in più. 40-15. Non tiene questo scambio Mancini, 2-1. In favore dell'americano, che ricordo quest'anno semifinalista a Philadelphia, aveva perso da Mayotte, a Forest Hills con Lendl, quarti di finale a Dallas con McEnroe, a Indian Wells con Noah, ed è imbattuto in Coppa Davis. Però ricordo che è stato sconfitto al primo turno da Steb a Kay Biscayne. Ecco appunto un Agassi che è stimolato proprio al 100% qui a Roma per il fatto di non aver vinto ancora un torneo importante quest'anno. Tu pensi, Omar, che Agassi possa ripetere, visto il momento di forma, chiedo veramente al giocatore, possa ripetere la prestazione dell'anno scorso quando riuscì ad arrivare in semifinale a Roland Garros? Sicuramente in questo momento sta giocando molto bene Agassi, poi secondo me questo siccome oggi è in finale a Roma, è diventato il beniamino del pubblico, questo sarebbe un modo in più per giocare bene. Ecco, quelle pause alle quali va incontro, non in termini brevi l'americano, questo forse può essere un pericolo, no? Vero? Sì, ma lui gioca talmente difficile che sicuramente un momento di pausa la deve avere, perché troppi rischi. Sì, esatto, troppi rischi. Giocare così troppo forte, spingendo la palla come fa lui, bisogna avere sicuramente un momento di pausa. Al servizio Alberto Mancini, 2-1 per Agassi nel primo set finale della 46esima edizione degli Internazionali d'Italia. Bel contropiede, un gran bel dritto. Il problema che ha Mancini è quello che hai avuto tu con l'argentino, vale a dire a un certo punto Mancini ti ha preso il campo e si giocava sul rovescio e ti teneva abbastanza lontano per poter pressare e controbattere di dritto. Il problema di oggi che ha invece Mancini con Agassi. Sì, è vero, Mancini ha giocato molto bene, intelligentemente contro di me, perché cercava di tenermi lontano col dritto. Mi giocava una palla lenta, alta sul rovescio, che è il mio colpo più debole, non riuscivo a prendere il campo. Ecco. Recupero e alla fine deve pagare il conto in questo scambio, si era salvato già brillantemente in precedenza. Guarda io ancora negli occhi quella volée tua di rovescio all'incrocio delle righe, lui ha fatto 7 metri come uno sprint. Sì. È alzato quel pallonetto, è lì che la partita è finita. Me la sono riguardata la sera per televisione, ho visto, ha fatto uno scatto rabbioso, ha fatto 7 passi per prendere quella palla e mi ha messo esattamente il pallonetto sulla riga. Fortunato, ma davvero una prestazione. È stato bravo arrivare sulla palla, è stato fortunato a metterla sulla riga. Siamo 15 pari. Io ho stirato la palla del match purtroppo a quel punto. Avevi ragione, perché quella è stata purtroppo la palla del match. Non tieni rovescio.
Ha problemi con il manico della racchetta ora Gassi? Vediamo se opererà un cambio di racchetta. E così è, una racchetta con la quale gioca da poco tempo, con la quale ha contratto un bellissimo affare, 5 milioni di dollari in 5 anni, vale a dire un milione di dollari all'anno per giocare con la sua nuova racchetta, che poi è stata la racchetta di Borg. La stessa casa costruttrice, non con questi materiali. Figuriamoci Borg con queste mid-size e con questo tipo di materiale nuovo. Sicuramente sarebbe stato un altro giocatore, la palla le andava molto di più e sarebbe stata finita per tutti. Come del resto anche con il legno. Sì, esatto. 30 pari, 2-1 Agassi. In corridoio il dritto liftato. È poco disponibile con il pubblico, è molto concentrato, ci sembra Gassi, eh? È con la testa nel match, giustamente, in altre occasioni l'avevamo visto già scherzare con qualche spettatore o con il giudice di linea. Sì, la voglia di vincere sicuramente, oggi l'ho visto molto attento negli spogliatoi, era molto concentrato, parlava solo con Nick Bollettieri. Siamo due pari, tiene dunque il servizio. Punteggio tutto regolare, non ci sono stati break in questa prima parte di gara. Andrea Gassi alla battuta con il suo solito servizio molto tagliato. Non dà molta potenza al colpo, cerca di tenere con il suo lift, ma sbaglia malamente anche questa seconda palla, il suo primo doppio fallo, il primo doppio errore dell'incontro. Appunto il problema del servizio, ne parlavamo prima, Omar. È come se la volesse mettere in campo per poi proseguire tirando il dritto e rovescio. Una rimessa in gioco. Una rimessa in gioco praticamente. Ha una percentuale molto bassa di prime palle, solamente il 36%. Sebbene non rischi sulla prima, tiene poco il servizio in campo. Ha problemi con la racchetta, vedo che continua ad entrare ed uscire dal campo, è quasi una gag, è la sua terza racchetta in due scambi. Magari quando riuscirà a fare un punto terrà sempre la stessa racchetta. Questa è la quarta. Questa è la quarta racchetta che ha cambiato dopo un game solo. È ritornata l'antica, probabilmente. Penso che non ci abbia questi problemi di racchetta, Gassi. No. Dopo quel contratto di 5 milioni di dollari non credo proprio. Impegna l'argentino con il suo solito dritto incrociato da fondo campo. 15:30. Il caldo si fa sentire, per fortuna che c'è un po' di vento. Ecco, queste sue accelerazioni, è un modo del tutto personale di giocare la volée, il colpo di volo. Praticamente sì. Lui compie il movimento come se ci fosse la palla a rimbalzo. Sì, esatto, compie questa volée come se stesse tirando un dritto a fondo campo. Esatto, lascia fermo l'avversario. Un modo tutto personale per giocare i colpi di volo. Penso che sia l'unico al mondo. È l'unico al mondo. 30 pari. Se ne va ora il rovescio a due mani. Palla break per Mancini. Un Mancini che è lì un po' in scia. In questo momento ha la possibilità di passare a condurre. Un po' alla Camporete, eh? Sì, è vero, il dritto è il mio colpo migliore, ha giocato un bellissimo punto. Rivediamo. Guarda Omar, si prepara con il dritto, un gran braccio, si è preparato benissimo, un gran bell'impatto, un gran timing sulla palla. Esatto,
3-2 Mancini dunque, break al quinto gioco per questo forte giocatore argentino di origini lucane. Suo bisnonno partì in provincia di Potenza per andare poi in Argentina. Parla anche discretamente l'italiano, lo abbiamo sentito nelle interviste. E proprio in Italia ha cominciato la sua fortuna tennistica, vincendo il torneo di Bologna l'anno scorso, vincendo il torneo di Saint Vincent in doppio con Minussi. Monte Carlo, possiamo dire che siamo quasi in Italia, sono tutti italiani. Ha vinto il torneo più importante della sua carriera e ora è in finale a Roma. Fa segni strani a Gassi, probabilmente verso Nick Bollettieri. Break dunque di Mancini al quinto gioco, l'argentino al servizio. Campo davvero con delle traiettorie molto angolate, è un buon tennis naturalmente, ci sono poche conclusioni di volo. Agassi chiede il massimo silenzio, il pubblico già era in piedi per quel dritto molto stretto di Mancini. 15-0. Segna una contropalla corta. Tre due Mancini, 15 pari. Fuori, conferma anche Rebé, il giudice di sedia francese. Comunque un altro Mancini rispetto a quello visto ieri nella partita davvero poco esaltante vinta con Arrese. Un Mancini molto più stimolato, del resto con questo tipo di avversario non può che star lì a fondo campo e a spingere i suoi colpi e a allungare le sue traiettorie. Ieri con Arrese credo che sia stata una delle più brutte partite viste sul centrale, almeno a livello di semifinale. Sì, perché sono due giocatori che giocano un tennis da fondo campo, dunque il pubblico non si è divertito molto. Sì, ma anche Agassi è un giocatore prevalentemente da fondo campo, ma con ben altre caratteristiche. Sì, esatto, c'ha questo modo di giocare, quando entra dentro al campo piace al pubblico, quando tira il dritto diciamo il pubblico è contento. 40-15. Mancini tiene molto bene fino a questo momento il suo turno di battuta, ha il 69% di prime palle, forza anche la seconda e ottiene il punto mantenendo il break e il servizio. 4-2 per l'argentino, un argentino che ha avuto grossi problemi con il polso, io l'ho visto con il suo solito ghiaccio sul polso per tutto il tempo, sottoposto anche a degli ultrasuoni, c'è tutta un'organizzazione
con fisioterapisti giù negli spogliatoi, veramente ben attrezzato. Tiene bene il campo Mancini, è molto solido fondo campo, è molto solido. Agassi cerca un altro tipo di soluzione, ma fino a questo momento è l'argentino a dimostrare più solidità e convinzione nei propri mezzi. 0-15. Rimane in campo. È un grande tennis quello di Mancini, eh? Sì, esatto, è un bellissimo tennis, giocato alla perfezione, diciamo. Agassi non sta tenendo, è sorpreso da questa potenza. Ecco, Mancini così è quello che ho visto battere Wilander e Becker a Monte Carlo. Sì, Mancini in grandissima forma oggi, forse questa finale gli ha dato un altro po' di fiducia. Dopo due tornei che ha giocato dopo Monte Carlo non è andato molto bene. Si è preso da Brughera ad Amburgo, ma aveva problemi al polso, perché qui a Roma si è presentato con questo problema fisico. Attenzione, 0-30-4-2, Mancini al servizio all'americano. È uno dei rari errori commessi fino a questo momento da Mancini, che ha spinto il suo dritto da fondo campo. È un giocatore moderno nella sua fattispecie, come incontrista e come giocatore regolarista, mi sembra. Un po' quello che sei anche tu, i giocatori che spingono la palla, no? Sì, esatto. Attenzione, perché Agassi ha fermato la palla, forse convinto che fosse uscita, invece la palla è rimasta in campo. È 15-40. Non c'è Agassi, è appunto di quei passaggi a vuoto di cui ti parlavo prima. Esatto, adesso sta passando un momento a vuoto, forse non riesce ancora a capire il modo che deve adattare per giocare contro Mancini, anche perché lo sta tenendo molto lontano dal campo e purtroppo Agassi non è ancora entrato dentro la partita. Ecco, mi sembra, per usare un termine pugilistico, l'abbia messo nell'angolo e e sta prendendo pugni da tutte le parti, perché Agassi non riesce ad esprimere il suo tennis, ossia quando non comanda il gioco evidentemente è in grande difficoltà. Sì, sicuramente Mancini è un giocatore molto intelligente, che sta giocando molto bene, lo sta tenendo lontano dalla rete, dunque è un Agassi che in questo momento non è in grado di far niente. Intanto, aperto i gentili telespettatori, che al termine di questo primo set ci sarà una edizione straordinaria della redazione del TG3 di alcuni minuti, poi ci ricollegheremo naturalmente con il campo centrale sui fatti della Cina. Siamo 5-2. Per Mancini. Due opportunità di togliere il servizio all'avversario e due break, e questo è il Mancini, sempre molto attento e pronto a sfruttare gli errori e le incertezze dell'avversario. Può servire per il set all'argentino. Eccolo sotto rete, stop volley vincente, di quelle che fanno male, Omar, eh? Sì, queste sono quelle che ti lasciano il segno. Quelle che lasciano il segno.
grande ritmo, grande potenza nei colpi, ma è Mancini a tenere sempre lo scambio e far sbagliare il suo avversario per primo. 30-0, due punti dal set per il ventenne argentino di Misiones. Il gioco, vedete Agassi, top spin, davvero molto profondi per non far trovare ritmo al suo avversario. E poi top shot, Agassi sta cambiando un po', non accetta più lo scambio di potenza da fondo campo. Sì, ha visto che lo sta prendendo letteralmente a pallate, come si dice in gergo tennistico. Adesso sta provando di cambiare gioco e sicuramente dopo questo scambio penso che abbia capito qual è la tattica giusta per affrontare. Sì, si temeva appunto di un avvio prepotente di Agassi perché Mancini è sempre parte un po' lento, invece sta accadendo il contrario, è Mancini che fa l'andatura, Agassi che deve rincorrere l'argentino. 30-15, mi sembra che fino a questo momento la condotta di Mancini sia perfetta, ha sbagliato pochissimo. Siamo a quel fatidico 5-2. Omar, ti ricorda nulla? Mi ricordo un passaggio in semifinale. Un brutto film. Sì, esatto. Guardate Agassi che ha completamente cambiato e infatti con le nuove traiettorie Mancini si trova con un alto tempo sulla palla. La bellezza del tennis. E questa è la bellezza del tennis, sicuramente. Uno non ha mai vinto fino a che non dà la mano. 30 pari. Ha messo proprio a fare un po' il pallettaro in gergo, viste le caratteristiche brillanti di Agassi. Alcuni spettatori fischiano, non capendo forse il momento difficile della tattica da usare, variazioni di ritmo. Comincia a avere difficoltà, cambiamento di rotta, è cambiato un po' il vento, Agassi alla ricerca del primo dei due break subiti. Ecco che rivediamo con l'errore di Mancini che forse rivede un po' il dramma della partita di ieri vissuta con il Rese. Personaggi importanti naturalmente assistono all'incontro. Alla sagoma, poi si scusa Agassi, 5-3. Abbiamo già sottolineato appunto questo mutamento radicale di condotta di gara, di tattica di gioco di Agassi che dopo aver accettato alla pari lo scontro diretto con Mancini si è rifugiato in questi colpi molto liftati, ma molto difficili da eseguire perché scendono in picchiata a pochi centimetri dalla linea di fondo. Sì, è vero, poi c'è anche un problema di vento, dunque è difficile metterli sempre dove le mette Agassi. C'è questo doppio fallo, il secondo della partita. Un servizio che non vuole funzionare nemmeno come semplice rimessa in gioco. Copre stupendamente il campo Mancini che scarica il suo dritto. Aveva allargato le braccia, era forse convinto che la palla fosse uscita, invece è andata a colpire la linea laterale. Quando si è in forma si è anche in fortuna, caro Omar, questa è una legge fondamentale, non solo del tennis, di tutto lo sport.
15 pari. Quindici trenta. Attenzione, c'è un richiamo di coaching a Mancini, è già successo a Camporese con Adriano Panatta. Evidentemente il suo allenatore Francisco Mastelli, che è nascosto da qualche parte, sta un po' collaborando con gesti e a parole con l'Argentina. Sulla sinistra Balani andrà sicuramente alla caccia ora di Mastelli con Sherlock Holmes. Sapete che è vietato nel tennis avere aiuti, collaborazioni dall'esterno, solamente in Coppa Davis c'è un capitano, non giocatore in campo. Mi sembra indubbiamente una norma superata questa per Roma. In tutti gli sport ci si può avere un allenatore, vale a dire quello che può dire, può fare qualcosa in aiuto. Nel tennis si è completamente soli nel campo, ma è abbastanza superata tutto sommato, io dico, visto l'organizzazione. Sì, sicuramente hai indubbiamente ragione, non vedo per quale motivo non ci debba essere un coach a bordo campo che ti possa aiutare nei momenti più difficili. E intanto Mancini ha buttato via il set point in questo momento, rivediamo. Ha venuto la palla per chiudere il set Alberto Mancini in questo nono game. Seconda opportunità per l'argentino di chiudere il set. Vantaggio Mancini. Sotto gli occhi anche del presidente del CONI Gattai, il segretario della federazione tennis Annibali. Avrebbero voluto vedere magari Camporese, come tutti noi. Sbaglia Agassi e siamo dunque 6-3. In 40 minuti di gioco. Io ringrazio Omar Camporese per la collaborazione. Intanto vedete l'allenatore Mastelli, segnalato di coaching, vale a dire di collaborazione con i suoi giocatori in campo, abbastanza soddisfatto. Io ricordo che la multa è di $500 per aver parlato con il suo giocatore in campo. A questo punto c'è l'edizione straordinaria del TG3, linea alla redazione, ci risentiremo tra poco per seguire sempre in diretta questa finale tra Agassi e Mancini, con l'argentino Agassi che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3. Amico, per seguire in diretta la finale degli internazionali d'Italia, in campo esattamente da tre quarti d'ora, l'americano Andrea Agassi e l'argentino Alberto Mancini, con Mancini che si è giudicato il primo set col punteggio di 6-3, ha tenuto la battuta in apertura di secondo set, ora è Agassi al servizio, siamo 40-0, un Agassi che ha cercato in tutte le maniere di fermare la corsa del potente argentino, molto concentrato, molto determinato, sempre pronto a trovare varchi per piazzare i punti, ma soprattutto per mettere in difficoltà un Agassi che non riesce a comandare il gioco. Vedremo ora la reazione dell'americano, ancora assente da una vittoria importante quest'anno. Intanto avete visto il solito dritto devastante in lungo linea di Mancini, 40-15 la situazione nel secondo gioco del secondo set. Thank you.
1 pari. Piccolo momento di pausa di Mancini, che veramente ha messo in mostra il tennis grazie al quale è riuscito a vincere il torneo di Monte Carlo il 30 di aprile, battendo due giocatori che fanno parte del top 10, vale a dire Wilander e Becker. Agassi è un altro giocatore molto importante, è alla quinta posizione mondiale e potrebbe farci anche l'abitudine Mancini a battere i giocatori più forti di lui su questa superficie. Vedete un po' lo scambio sintomatico di come sia andato il primo set. Mancini sempre in pressione con i suoi colpi e poi l'errore dell'americano che non riesce proprio a tenere stranamente lo scambio, ed è il primo sempre a sbagliare, o quasi sempre. Varia e muta il suo atteggiamento tattico, è sempre così aggressivo Mancini, appena la palla sul dritto scarica il colpo con grande sicurezza e profondità. 30-0, il problema ora è nella durata, soprattutto psicofisica, in un incontro destinato al meglio dei 5 set. Questa volta aveva controllato la posizione del suo avversario, intanto era sfuggita la parabola discendente la palla. Silenzio per così dire. 30-15. Sta scendendo la percentuale di prime palle di battuta di Mancini. Il corridoio, peccato. Comunque sempre stupenda la coordinazione nel movimento di recupero quando l'argentino è chiamato a dei recuperi formidabili. Anche in precedenza ha tirato su una palla con il dritto davvero con molta eleganza, denota un grande momento di forma dal punto di vista anche atletico. 30 pari. Il problema rimane sempre nella durata, nella resistenza. Il momento in cui Mancini abbasserà un po' la guardia e sicuramente la tensione della gara, un giocatore eclettico e più fantasioso di lui come Agassi potrebbe prendere il sopravvento. Fino a questo momento comunque Mancini al comando dell'operazione. Ancora errori su errori. Agassi appunto dimostra quanto aveva messo negativamente in luce nei suoi primi turni. Al primo turno contro Witzken conduceva 6-1, 5-1. Agassi ha poi ottenuto la vittoria con punteggio di 6-4 contro Sampras, non ha avuto problemi contro Laval. Agassi ha avuto dei momenti anche di passaggio a vuoto,
e qui mi sembra che la partita stia indicando in Mancini il giocatore più in forma da un punto di vista psicofisico. Agassi forse cerca troppo questo successo che gli manca dall'anno scorso, tutti lo invocano, pretendono che sia lui il vincitore anche per la nobiltà del torneo, ma Mancini si conferma grande combattente, un giocatore di temperamento, e anche se rimane un incontrista, un giocatore che predilige il fondo campo, nei momenti di scelta tattica d'attacco ha dimostrato di avere un buon repertorio anche di volo. È un giocatore molto completo, un giocatore peronato su queste superfici, è il terzo finalista, ricordo, argentino in 3 anni consecutivi qui al Foritarico. Martin Haidt con Wilander nell'87, Perez e Roldán con Lendl nell'88 e lui con Agassi. Almeno nel disegno sembrerebbe sconfitto anche lui, ma il campo sta dimostrando il contrario. Anche perché Wilander fa, Agassi fa strani segni ora verso la parte alta della tribuna, indicando che ha qualche problema nel gioco, nella racchetta. Ora piazza questo dritto lungo linea. Questo dritto dell'americano che deve sempre rincorrere le traiettorie dei colpi dell'argentino, in pressione, è entrato più in campo in questi ultimi game Mancini, sa benissimo il pericolo al quale può andare incontro l'argentino, quello di lasciare il campo alle iniziative e alle traiettorie dell'americano. Mi sembra ancora un po' confuso, non solo tatticamente ma anche tecnicamente. 15-40. Se ne va la prima delle due palle break in questo quarto gioco, ancora possibilità per portarsi sul 3-1, è un momento importante per Mancini, è un momento da sfruttare visto che il match sta andando dalla sua parte. È andato a chiudere il diagonale l'argentino, ma è riuscito appena a sfiorare la palla, non è andato molto convinto. Qui riesce a mettere in lungo linea, qui si salva in una volée alta e imprecisa, e qui può far poco, è sempre in difesa. Annullate due palle break. Un bel lungo linea davvero. Ha tenuto questa volta molto bene il servizio, sventando la possibilità a Mancini di passare maggiormente in vantaggio. Ha avuto due palle per il 3-1 l'argentino, ma Agassi alla fine è riuscito a tenere la battuta, siamo 2 pari. Il match è molto intenso da un punto di vista agonistico,
i due si affrontano davvero con grande consistenza di palleggio da fondo campo. È difficile prendere iniziativa ora dall'uno o dall'altro giocatore. Esce per pochi centimetri fuori dal rettangolo di gioco il dritto dell'argentino. Accelerazione con il rovescio, tiene il punto. 15 pari. 15 pari, 69. Chiuso con una volée alta, Agassi ha cercato addirittura di schiacciare in difesa. Mancini, rivediamo, qui in appoggio non se l'è sentita di mettere in lungo linea l'americano, che cerca la soluzione con uno smash alto, volée di rovescio. Siamo 15-30, attenzione, grande accelerazione in lungo linea di Mancini, che sta giocando anche molto bene con il suo rovescio, ed è 30 pari. I due si affrontano dalla lunga distanza davvero con dei colpi in accelerazione stupendi. Guardate qui la conclusione fuori dal campo dell'argentino. Due pari, 30 pari, i due stanno lottando fianco a fianco da esattamente un'ora. La partita è per ora nelle mani di Mancini, ma è ancora, il risultato è molto aperto. Gioca al meglio dei 5-7, ricordo. Ha cercato una contro smorzata, arrivando però un po' in ritardo sulla palla nel drop shot precedente dell'americano Mancini. Attenzione ora a Agassi a mettere fuori la testa, a cercare di fare lui l'andatura, di portarsi in avanti nel punteggio e soprattutto di riprendere l'iniziativa e il morale. 6-3 Mancini, due pari, palla break per l'americano. Grande servizio. Vedete il campo centrale completamente gremito, sebbene ci sia a pochi passi una partita di calcio Lazio-Fiorentina che sta per iniziare. Sbaglia ora la risposta e questi improvvisi abbassamenti di tensione creano qualche problema in più nella partita di Agassi. Deve lavorare più sul piano forse proprio della concentrazione nel prossimi giorni, proprio in vista dell'appuntamento parigino del Roland Garros. Agassi a piazzare il colpo vincente, un suo tipico rovescio a due mani in lungo linea. Parità anche Mancini, dunque ha visto fallire la possibilità di tenere il servizio al quinto gioco. Il break proprio avutosi nel quinto game, nel primo set, in favore di Mancini. Anche Agassi ha avuto la palla per togliere il servizio all'avversario.
Il match sta decollando non solo da un punto di vista agonistico ma anche tecnico, traiettorie molto angolate, molto intensi gli scambi da fondo campo. Esce, dice il giudice di sedia, Rebeu, francese, che prima ha richiamato con un coaching nel primo set, vale a dire con un intervento da parte dell'allenatore in tribuna, il suo pupillo Alberto Mancini. È molto attento questo arbitro professionista che nel corso della partita di Camporese aveva richiamato Adriano Panatta e il tennista bolognese. Gran dritto, ancora risponde Agassi e poi sbaglia Mancini, che scarica tutto il suo nervosismo per l'occasione fallita. Dunque Agassi passa a condurre esattamente come ha fatto Mancini nel primo set, break al quinto gioco. Io penso, e mi rivolgo al direttore del TV Radio Corriere Farivena, che il match sia all'altezza delle previsioni. Che ti sembra, anche se non sei, diciamo, un grande esperto, ma un profondo conoscitore sportivo? È un bellissimo incontro, veramente bello, anche perché uno è giovanissimo. No, sono tutti giovanissimi, 18 e 19 anni. Mi sembra che tutto sommato era quanto è entrato nella mentalità del TV Radio Corriere, che ha voluto qui centrare l'occasione per rivolgersi a un pubblico un po' diverso, con la premiazione a Connors. Insomma, mi sembra che l'iniziativa... Connors è diventato più simpatico, come sì, lo spieghi tu? Sì, perché era molto antipatico, poi è arrivato John McEnroe e lo ha defenestrato. Gli ha tolto il titolo di antipatico. Sì, questo è quello che è accaduto. E infatti i nostri lettori l'hanno premiato per questo, come il vino che invecchiando diventa più saporito. Ecco, questa iniziativa sarà la prima di altre da parte del TV Radio Corriere? Sì, penso che su questo piano, voglio dire, Radio Corriere cerca un tipo di pubblico che non sono solo lo spettacolo e le canzoni, cioè anche lo sport. Nello sport c'è, non è che si può dire che nello sport c'è un pubblico più giovane, perché nello sport raccoglie un pubblico di tutte le età, però la sia l'esperienza, sia... questo è uno spettacolo che diventa spettacolo non solo a chi lo vede qui al Foro Italico, ma da casa. Certo. Come possiamo noi trascurare uno spettacolo che si rivolge a chi è presente e a chi lo sta vedendo in televisione? Poi noi continuiamo a fare il nostro mestiere. Poi c'è il coinvolgimento, diciamo, di questo aspetto mondano, che è anche molto interessante, no? Beh, la direzione commerciale, Giuseppe Marchetti Trigamo ha individuato una delle linee di promozione del Radio Corriere, cioè verso un pubblico dello sport con una forte presenza, con tutte le trovate del caso, cioè un'occasione per farsi, per avvicinare, cioè tu hai un mezzo che ti pone in primo piano comunque, perché stai nel mezzo che sta dentro la diretta e noi stiamo ai margini del campo, quindi ogni occasione per farci individuare è fondamentale. Ringrazio Farivena per il suo intervento, il nostro invito. Dunque siamo 15 pari nel sesto gioco del secondo set, Agassi break al quinto, 3-2 per l'americano, che torna dunque alla ribalta a condurre il match dopo aver subito l'iniziativa dell'argentino. Come sempre accade nello sport e nell'incontro nello sport individuale come il tennis, la crescita di un giocatore corrisponde immediatamente al momento di crisi dell'altro. Avete visto come Mancini, principe del Foro Italico per un'ora di gioco, ora dopo aver subito il break al quinto game, abbia giocato molto male anche il gioco successivo, commettendo degli errori non provocati e subendo anche il sesto game, dunque 4-2 Agassi. Il match si fa quanto mai interessante. No! Recupero di Agassi, ma non può fare nulla poi nel colpo successivo.
campo completamente aperto. 30-0. Scivola Gassi, difende subito la posizione, ma il suo colpo non aveva superato la rete. Rivediamo nel tentativo proprio di allungarsi in acrobazia, gli parte il piede d'appoggio e va per le terre l'americano. E questa è bella. Il suo drop shot, praticamente con questo taglio eccessivo che dà la palla, gigantesco più che eccessivo, proprio annulla il rimbalzo. La palla arriva morta, come si dice in gergo. 40-30. Esce, non è più preciso il gioco di Mancini. Ora deve guardarsi dalla fuga del suo avversario. Un grande ritorno di Agassi, coinciso naturalmente con un momento di crisi dell'Argentina. Conquista il vantaggio Alberto Mancini. E questo settimo game, 4-3 in suo favore. Intanto ci è stato comunicato il numero degli spettatori presenti qui sulla centrale quest'oggi. Si tratta di ben 7.840 spettatori, un record. Aspettiamo anche naturalmente di conoscere le presenze e gli incassi sulla centrale, una progressione importante dal 1984. Ci fu la crisi profonda nell'83, coincisa con la finale vinta da Arias con 19.000 spettatori, poi anche le due settimane con il torneo femminile ha portato il torneo a 56.000 nell'84, 71.000 spettatori nell'85, 80.000 nell'86, poi con l'avvento naturalmente delle due settimane 160.000 nell'87, 171.000 nell'88, e credo che quest'anno si è molto vicini al record delle 180.000 presenze, appunto il limite prefissato per un torneo che tutto sommato non ha presentato grandissime partite. Io penso che la partita più bella fino a questo momento vista qui sul centrale, almeno sul nel torneo, sia stata proprio quella vinta da Narciso contro Skoff. È stata la partita certamente più spettacolare a mio avviso. Anche Agassi ha messo in mostra in alcuni momenti un tennis davvero divertente. Rapidamente.
Dunque break al settimo gioco con Agassi al servizio. Si fa più incessante, pressante l'azione dell'americano. Mancini forse sta pagando la sua prima ora di gioco davvero stupenda, un ritmo forse nato portato dall'argentino che ha messo all'angolo un Agassi davvero in difficoltà, ma ora è il momento dell'americano. Mette a segno il suo primo ace, ha cambiato ben 4 volte la racchetta in un solo game del primo set. Molto brutta questa palla corta, ma non ne approfitta Mancini. Ha giocato un rovescio tagliato praticamente inoffensivo. Mancini, vedete, è un momento molto critico. E siamo 5-3. Improvvisamente Mancini sembra essere entrato in un tunnel, non sappiamo quanto lungo e profondo, dal quale dovrà uscire al più presto per poter tentare di riprendere il match in mano. Piazza questo dritto incrociato nell'angolo opposto, 30-0. E fuori dal campo Agassi, molto lontano dalla traiettoria. Mancini tiene questo nono game, siamo 5-4 nella seconda partita. Ricordo che il torneo over 35 di doppio è stato vinto dalla simpatica coppia formata da Gerulaitis e Nastase, non a caso vincitori due volte degli internazionali d'Italia qui al Foro Italico. Hanno battuto per 6-4, 6-3 Barazzutti e Zugarelli, un torneo al quale hanno partecipato grandi firme del passato, diviso in due gironi, poi lo scontro tra i vincitori dei rispettivi gruppi. Gerulaitis e Nastase sono stati premiati sul campo prima della disputa della finale, così come membro speciale e invitato speciale è stato premiato John Newcomb, che qui è nelle vesti di telecronista, il simpatico John Newcomb, che sicuramente rivedremo e risentiremo da Wimbledon, dove illustrerà agli amici australiani tutte le vicende del torneo più importante del mondo. Sapete che Newcomb poi prende in affitto la villa di una vecchia signora inglese, proprio nel mese di luglio gliela lascia per permettere al grande John, al bellissimo John Newcomb, idolo delle folle femminili negli anni 70, di poter seguire a suo piacimento tutto il torneo. Questa è una simpatica vecchietta inglese, molto amica di John Newcomb. Intanto vedete questa palla corta, non arriva Agassi,
nel tentativo di mettere in diagonale. La freccia. 0-15. Vediamo se Mancini avrà subito la forza di ottenere il controbreak. But I can see out from here. It's out. I can see the ball out from here. It's a good call. Dice la palla è fuori, anche se non posso vedere la palla dalla mia posizione uscire. Dice l'arbitro francese a Mancini. Bel contropiede. La palla è buona, sta giocando proprio sulle righe. 40-15, Agassi sta per tagliare il traguardo. Set point per Andrea Agassi. E con questo errore l'americano pareggia dunque le sorti. 1:20 di gioco. 6-4 il punteggio ottenuto da Agassi, che è rinvenuto fortissimo nella parte centrale del secondo set con il suo break al quinto gioco. Ed ora la partita è di nuovo tornata in parità. Difficile dire a questo punto chi è il favorito. Ha tentato la conclusione d'attacco con la sua tipica volée sospinta. Agassi, una volée del tutto personale, esegue il movimento come se colpisse la palla da fondo campo anche nell'incolpo di volo. Mancini 30-0, primo game della terza partita, si gioca al meglio dei 5 set. Si va a segno con un pallonetto liftato di rovescio, giocato con perfetta scelta di tempo. Vediamo se Balani ci mostra il bel punto dell'americano. Siamo 30-15, la palla è buona. Agassi era convinto che fosse uscita, invece è nettamente in campo.
Doppio fallo di Mancini. Il primo dell'argentino contro i tre commessi da Agassi. Non si è fatto sorprendere Mancini dalla palla corta giocata in contropiede dall'americano. Certamente questa potremmo rivederla. Eccola. Nel momento di indietreggiare Agassi cerca il drop shot, ma è bel recupero, cambio di velocità sulle gambe e sul colpo di Mancini, che dopo aver subito il 6-4 nella seconda partita ha tenuto magnificamente la propria battuta in apertura di terzo set. Si poteva prevedere una partita molto equilibrata, ripeto, con una percentuale di pronostico favorevole nei confronti dell'americano, proprio perché è abituato più ai match importanti. E visto il tipo di gioco, e visto anche il comportamento di Mancini nel corso del torneo. Mancini ha rischiato moltissimo contro Camporese, ha offerto al bolognese veramente la vittoria su un piatto d'argento, ma poi ha vinto più sul piano del fisico che tecnicamente l'incontro nei confronti del tennista bolognese, anche contro Arrese. Un grande regolarista, poco spettacolo, che bade esclusivamente al punteggio. Arrese si è dovuta arrendere 6-2, 6-4 in un'ora e tre quarti di gioco, anzi di non gioco, perché è stata veramente una semifinale da definire diplomaticamente poco esaltante. Una 0 Mancini al servizio Agassi. Corridoio 0-30. Si rincorrono questi due giocatori nelle palle break, nelle incertezze, nelle emozioni, nei momenti di pausa. Mette fuori lo smash dopo il magnifico pallonetto di Mancini, l'americano. 0-40, tre palle break nel secondo game del terzo set per Alberto Mancini. 15-40. Due errori consecutivi proprio per il calo di concentrazione. Ci sono molti elicotteri intanto che stanno sorvolando qui il foro italico. Grande scambio, Agassi annulla anche la terza palla break.
Scambio in accelerazione in progressione. I due se le stanno dando davvero di santa ragione. Guardate la conclusione in lungo linea. Era arrivato velocissimo Mancini, ma non in tempo per chiudere sul passante. Parità. Vantaggio Agassi. Pensate, 4 punti consecutivi dell'americano da 0-40. Ora Agassi può giocare da sinistra il proprio vantaggio. In contropiede, tipico colpo bimane dell'americano, con il polso ha chiuso in contropiede stupendamente. Si salva dunque in questo secondo game Andrea Agassi, da 0-40 ha tenuto il servizio. Piccolo exploit che può far la differenza. Scambio ravvicinato in lungo linea di Agassi, che si era aperto molto bene il campo con la palla corta. Rivediamo, guardate il suo solito taglio, poi abbandona la presa a due mani per giocare il drop shot di rovescio e il punto in lungo linea. È un momento psicologico, anche se siamo in parità, favorevole all'americano, che è 0-30 con Mancini alla battuta. Attenzione, 0-40, anche Mancini sta pagando il momento di battuta. Nel game precedente stessa situazione, solo che Agassi è riuscito poi a mantenere il servizio. Ferma Mancini, controlla il colpo precedente, non è molto convinto. Mancini invece deve cedere il proprio servizio. Siamo 2-1 per Agassi nella terza partita. Molto probabilmente si arriverà dunque a 190.000 spettatori. Guardate la grande affluenza di pubblico, 171.000 dicevano nel 1988. Siamo a quota 184.000, esclusa la giornata odierna, per un incasso globale di 2.330.000.000. Compresa naturalmente la quota abbonati. Seduti, prego.
Dunque un torneo che cresce da un punto di vista dell'organizzazione dello spettacolo, un torneo però che deve salvaguardare ciò che ha ottenuto e che ha guadagnato, perché fermarsi sui successi è pericoloso, soprattutto sfruttare i momenti favorevoli senza investire. Mi sembra che la federazione comunque abbia fatto già dei programmi per l'edizione futura. 15-0. Agassi 2-1 dunque nel terzo set, break al terzo gioco. Questa volta Mancini non si fa sorprendere dal pallonetto giocato dall'americano. 15 pari. Abbiamo assistito ad una grande finale femminile proprio 7 giorni fa tra Arancia Sanchez e Gabriela Sabatini. Non certo storico, anche se, come abbiamo detto, fortunato negli incassi e negli spettatori. 30 pari, net vincente di Mancini. Qualche passaggio a vuoto. Ancora un errore gratuito di Mancini. Permette ad Agassi di tenere il break e il vantaggio 3-1 in suo favore nella terza partita. 6-3 Mancini, 6-4 Agassi, 3-1 per l'americano. Esce questo dritto largo di Agassi, finito per pochi centimetri in corridoio. Sono traiettorie davvero molto angolate, improvvise, che fanno dell'americano uno dei giocatori più imprevedibili e più forti del circuito. Deve solo dare una maggiore consistenza, maggior rendimento al suo gioco. Questo è il problema di Agassi in questo momento, infatti non è ancora riuscito a vincere un grande torneo quest'anno. Quindici pari. Quindici trenta. Non riesce più a servire con la solita efficacia Mancini, che ora può approfittare di questo errore per portarsi sul 30 pari. Contro Camporese, nei momenti di grande difficoltà, è riuscito a servire molto bene l'argentino, che ha perso un po' di continuità e di potenza nel servizio. Vedete? Proprio la prima palla è quasi mai
in gioco. 40-30. 40-30, ok. Accorcia le distanze Mancini tenendo questo quinto game, 3-2 la situazione in favore dell'americano. Ricordo che Agassi proprio recentemente ha assunto un nuovo coach per la sua preparazione mentale al match. Nick Bollettieri rimane sempre l'uomo che lo allena, si chiama Pat Enchberry, un allenatore che viene dalla Università del Kentucky con esperienza nell'atletica leggera, sia maschile che femminile. Naturalmente lavora sempre sul campo con Nick Bollettieri e il suo preparatore fisico Fritz Nau, perciò una corte molto ben nutrita al seguito di questo talento americano Andrea Agassi, un po' come Martina Navratilova, che aveva il suo tattico, il suo uomo di campo, il suo allenatore fisico e anche il ex giocatore per preparare il match tecnicamente e psicologicamente. Silenzio, per favore, silenzio. Normalmente c'è una sola figura, quella dell'allenatore, che ingloba tutto questo, i più grandi invece assumono degli silenzio. Specialisti. 3-2 Agassi, che ha un break di vantaggio conquistato al terzo gioco. È andato a giocare questo passante praticamente in seconda fila tra le braccia di un ragazzo e di una signora. Rivediamo. Qui sembrava ormai battuto, fuori schermo, ma vi assicuro molto lontano dal campo, dalla rete, ha messo a segno quel passante incredibile, rovescio tagliato Andrea Agassi. Anticipa e mette fuori causa il suo avversario, 30-0. Dicevo appunto, se Mancini comincia ad abbassare la guardia, i colpi di Agassi si fanno sempre più profondi e pericolosi. Soprattutto Mancini non deve lasciare l'iniziativa all'americano, altrimenti sono guai per lui. Comincia ad avere maggiore confidenza nel match Andrea Agassi, 40-0. Guai ad abbassare le armi. Sempre così, presenti agonisticamente, bella risposta di Mancini. L'errore di Agassi è 40-15. Sbaglia ancora l'americano, 40-30, comunque Mancini sta giocando con buona presenza agonistica questo parte centrale dello scambio del sesto game.
chiude il conto Agassi e siamo al terzo ace dell'americano. Agassi conduce 4 GPS. Esattamente il secondo. ...4-2 Agassi. È stato chiamato il net. Non è d'accordo. Ah! Avevo paura che... ...che Mancini si lasciasse tradire dal nervosismo, perché il giudice del net ha chiamato, devo dire, un po' in verità in ritardo, era già... aveva già assunto il 15 Mancini. Eccola la signorina rea di aver chiamato in ritardo il net. Alberto Mancini sta trovando un po' il match tutto in salita. Perde la pazienza anche la misura del colpo l'argentino ed è 15-40, praticamente sta consegnando il terzo set all'americano Mancini in questo momento. Era andata in tribuna e naturalmente uno spettatore voleva portare a casa un piccolo ricordo, come succede in America con il baseball quando c'è il fuori campo. Siamo in parità, recupera Mancini. Molte occasioni non vengono sfruttate, anche Agassi ora si è messo sulla parte destra della gareggiata e si sta facendo superare dall'argentino, almeno in questo game, che ha chiesto di nuovo strada. Parità. Parità. Anche perché l'atteggiamento tattico mentale di una partita del su 5 è diverso rispetto a quello sulla media corta distanza. I giocatori praticamente devono trovare una velocità di crociera anche sfruttando naturalmente le occasioni favorevoli. Il match è molto lungo. E siamo alla terza palla break di Agassi in questo settimo game, la palla praticamente che vale il set. È lungo l'attacco in back di rovescio di Mancini, va di nuovo a segno Agassi in questo terzo set, dunque break al settimo gioco. Dopo il terzo allunga ulteriormente il passo e si porta sul 5-2.
confermando non solo un bel recupero ma anche una buona tenuta fisica. Era questo che ci aveva lasciati perplessi nei game precedenti. Bisogna dire proprio che mentre Mancini ha vinto i suoi due match di semifinale di quarti grazie ad una ad un grande temperamento, una grande tenuta mentale e fisica, qui è Agassi ora che sta tenendo meglio da un punto di vista nervoso. Agassi nella sua carriera ha vinto 7 titoli nel circuito del Grand Prix, ma solamente 2 fuori dagli Stati Uniti, uno a Itaparica in Brasile e l'altro a Stoccarda. E di questi 7, 3 sulla terra battuta, Forest Hills, Charleston e Stoccarda. Comunque la terra battuta americana, l'ho già detto varie volte, è differente rispetto a quella europea, non è rossa, è una specie di granulare verde un po' più veloce rispetto alla terra rossa europea, questa del Foro Italico e quella del Roland Garros. Serve per il set dunque Andre Agassi. Cerca il dritto e il contropiede. Mette a segno il primo 15 di questo ottavo gioco. A 2 punti dal set. In sala d'attesa Mancini, messa un po' da parte, un'oretta circa, tre quarti d'ora di gioco, è un po' fuori dal match. Questa volta il drop shot dell'americano non va a segno. Rischio inutile visto che adesso è tornato ad avere l'iniziativa del gioco Andre Agassi. Siamo 30-15. Ripete il gesto tennistico, questa volta con successo. E siamo al primo dei due set point. È un po' troppo assente Mancini, pericolosamente falloso il suo gioco. 6-2 dunque Agassi, che dopo aver subito l'iniziativa dell'argentino, dominatore della scena di questa finale per tutto il primo set e parte del secondo. Agassi ha infilato 2 set consecutivi per 6-4-6-2 ed ora parte alla caccia del quarto e del titolo. 15-0. Si lamenta Agassi per essere finito un'altra volta in terra, il solito attacco in lungo linea, lì scivola Agassi, blocca bene Mancini, 30-0. Il set nel quale
Mancini deve giocare tutto per tutto, in ritardo per 2-7-1. Sembrava dominare la scena, ma no! La lunghezza della gara e naturalmente il rendimento alterno dell'avversario possono giocare davvero un ruolo importante. Apre stupendamente il suo dritto in un movimento completo. Ottima la presa sul terreno e l'impatto sulla palla. 1-0 per Mancini che, dopo aver tirato un po' il fiato in questo terzo set, sembra che abbia la forza e la voglia di ripartire alla caccia di Agassi nella quarta partita. Intanto stanno rastrellando un po' il terreno, rimettendo a posto il teatro di gara. E esattamente quasi dopo 2 ore di gioco, anche perché dopo questa finale del singolare è in programma quella del doppio tra la coppia americana Courier-Sampras e i sudamericani Marcelino Menezes. Gara di doppio che praticamente ha perso molta della sua importanza. È importante solamente vincerla. A Monte Carlo abbiamo visto Canè Narciso arrivare sino in finale. Silenzio. Per perdere poi tra mille polemiche contro Woodford e Schmid. Anche con un epilogo davvero polemico, incidenti in campo di comportamento e un arbitraggio da dimenticare. 1-0 Mancini a servizio Agassi. Le 2 ore di gioco e qualche segno di affaticamento naturalmente esce dalla distanza. Ancora un errore di Mancini. 30-0. Quarto doppio fallo commesso da Agassi, che nel suo tentativo di tagliare molto la palla non riesce proprio a servire con la dovuta insistenza. Segno Mancini di aver sbagliato la scelta del colpo d'attacco, doveva incrociare, indica Mancini, anziché tentare lungo linea con il solito schema. Comunque 40-15 Agassi. Americano viene scavalcato da un bel pallonetto
giocato dall'argentino. Ecco l'attacco tagliato, aveva molto spazio e soluzioni tattiche su questo attacco non molto profondo l'argentino. Sbaglia ancora Mancini e siamo dunque uno pari nella quarta partita, 2-7-1 per l'americano. L'incognita è proprio quella di sapere se l'argentino ha ancora una buona riserva fisica, visto e considerato che ha speso molto nei quarti e in semifinale da un punto di vista proprio lo sforzo atletico della tenuta fisica in campo. Tre set contro Camporese e un'ora e tre quarti, ma intensi, un tennis brutto, non spettacolare, ma difficile da affrontare contro Arrese. A zero. 40 a 0 molto profondo il rovescio. Mancini tiene la battuta al terzo game 2-1. Intanto ci ha raggiunto il direttore del torneo Franco Bartoni. Io penso per darci il numero delle presenze definitive e l'incasso di un torneo che ha visto premiata l'organizzazione, anche se tecnicamente abbiamo detto non esaltante, però sia la finale femminile che questa maschile stanno tenendo alto un torneo che forse a questo punto possiamo ritenerci soddisfacente, no Bartoni? Certamente, Roma per tradizione rispetto agli altri grandi tornei del Grand Slam, quello di laureare dei nuovi campioni, dei giovani che vengono scoperti proprio qui sulla terra rossa di Roma. E mi riferisco ovviamente ad Agassi, a Mancini e soprattutto al giovane Brughera. Per quanto riguarda invece le presenze, sì, c'è il record, mi sembra, abbiamo un record di presenze, 188.643 presenze per un incasso di 2.361.000, e di questo va ringraziato il pubblico romano che, come ho detto, anche in mancanza di alcune dei top giocatori, però è un pubblico soprattutto di intenditori e quindi sanno anche capire il tennis dei giovani e dei nuovi talenti che crescono e che si affacciano alla ribalta internazionale. Quali sono stati i maggiori problemi che un direttore di un torneo così importante ha dovuto affrontare proprio negli ultimi momenti, proprio nelle cose, non dico tutti i giorni, ma su grandi linee? Beh, il problema più grande è quello della biglietteria omaggio, comunque a parte questo che poi a Roma credo che sia sempre un problema principale. Sì, si passa la metà del tempo a trattare per la biglietteria omaggio, comunque niente. I problemi principali ovviamente sono quelli dell'assistenza ai giocatori, ai giornalisti, a tutte le persone coinvolte nel torneo. Quest'anno noi abbiamo avuto un salto di qualità nell'organizzazione, abbiamo migliorato molto i servizi sia per i giocatori che per i giornalisti e devo dire che c'è stato un grande riconoscimento da parte di entrambi. Come avete assorbito, adesso è passata la settimana di fuoco, la notizia del forfè di John McEnroe, di Noah, eccetera? Beh, quello di Noah diciamo che è stato precedente. Sì, quello già da Forest Hills, sì, sapevo che quello di McEnroe è stato molto difficile assorbirlo, perché ovviamente il pubblico romano l'ha già dimostrato 2 anni fa, tifa e sostiene McEnroe giustamente perché è un grande talento, un grande giocatore. Io stesso sono appassionato di McEnroe, avrei tifato con tutto il pubblico romano per lui.
quindi diciamo che ci è dispiaciuto moltissimo. E come mai che non è venuto Becker, visto che tu sei tifoso di John Becker? Ma Becker, così come Lendl, hanno dei problemi di programmazione. Becker non è un giocatore da terra battuta, l'anno scorso ha perso il primo turno e quindi ha dei problemi di programmazione. Probabilmente se Becker non avesse giocato bene la stagione tra marzo e aprile sarebbe venuto a Roma proprio per bisogno di allenarsi su questa superficie. Siamo due pari intanto nel quarto set. Io voglio fare la domanda a Franco Bartoni, che naturalmente fa parte del governo internazionale del tennis, quindi è addentro a certe segrete cose. Il futuro del tennis mondiale, nel senso, con questo nuovo avvento di un maggior potere, almeno si dice sulla carta, da parte dei giocatori, non mi sembra che sia cambiato molto sul circuito del prossimo anno. Che cosa in effetti è cambiato? Ma è cambiato che c'è una gestione diretta del circuito da parte dei giocatori e degli organizzatori. Le designazioni ai tornei vengono fatte direttamente dai giocatori, quindi diciamo che c'è un'assunzione di responsabilità da parte dei giocatori. Noi come direttori, che siamo partecipi di questo nuovo tour al 50%, abbiamo fatto un investimento, speriamo che sia stato un buon investimento, che il credito che abbiamo dato ai giocatori sia poi ripagato dalla presenza delle maggiori star. Certo, questo anno è l'ultimo anno del Grand Prix gestito dal Council, è un anno di transizione. Speriamo che ci sia questo salto il prossimo anno. Come numero di tornei mi sembra che non si sia limitato di molto, 76, 75, quanti sono? Sì, questo è il totale, però il calendario è stato ristrutturato, ci saranno solamente 8 tornei grandi di una settimana. Roma il prossimo anno avrà per il solo maschile $1.100.000 di montepremi. Contro il milione di quest'anno. Contro il milione di quest'anno. Invece il grande salto lo faremo. Di dollari, di dollari, sì. Il grande salto lo faremo nel femminile, passeremo da $300.000 a $500.000. Ci saranno solamente 5 tornei da $500.000 in tutto il mondo, quindi siamo a ridosso dei Grand Slam. Le Super Series? Ci saranno solamente 5 grandi, quindi siamo a ridosso dei Grand Slam e avremo un totale di montepremi di $1.600.000. La settimana è sempre la stessa, sempre una settimana di differenza da Parigi, questo è... Sì, il calendario prevede lo stesso, una settimana con Firenze o Bologna tra Roma e Parigi. Senti, per quanto riguarda proprio l'impianto, visto che sono stati fatti due campi d'allenamento? L'impianto il prossimo anno, con non la concomitanza, ma diciamo con la vicinanza dei campionati del mondo, ci sarà un ripensamento di tutta la struttura. E devo anche dire che quest'anno, così come gli anni passati, c'è stato un contributo determinante nell'organizzazione da parte della gestione del servizio impianti del CONI, senza i quali non si potrebbe organizzare.